When I find myself. 12 partecipazioni a Sanremo e 57 milioni di dischi venduti. Quest'anno all'Olimpico di Roma ha festeggiato 60 anni di carriera. Come ci si sente ad essere una leggenda della musica e a ricevere ancora tanto affetto da parte del pubblico? Non mi sento solo, dovrei cambiare il nome perché sono riempito di affetto da tantissimi fan di tutte le età, perché facendo rock, blues, jazz e country ho un pubblico dai 25 ai 50 e dai 50 ai 95, per cui sono molto felice e onorato di questo. Correva l'anno 1964 quando venne presentata a Sanremo Una lacrima sul viso. Lo ricordiamo, un testo scritto da Mogol in soli 15 minuti. Che cosa le viene in mente se ripensa a quel festival? Ma ripenso alla paura, perché ero timido, sono sempre stato, anche a scuola avevo un amico che mi proteggeva, era muscoloso. Ero sempre un po' timido, un po' spaventato. Non avevo fatto la gavetta, avevo fatto il secondo liceo classico e mi sono trovato su una platea di Sanremo che aveva allora 100 milioni di Eurovisione e di televisione in tutta Europa. Ho perso la voce e per fortuna il mio discografico Micocci mi ha fatto cantare in playback, e la notte del giorno dopo sono, ahimè, arrivati 345.000 ordini di 45 giri in 12 ore di notte. E le cambiarono anche stanza poi? Sì, mi avevano messo in un sottoscala senza bagno, solo con lavandino e le luci fievoli, ma dopo che è scoppiata questa bomba, la mattina dopo mi hanno portato nella suite. Dalle stalle alle stelle. Crede che potremmo vederla di nuovo sul palco dell'Ariston? Beh, se Carlo Conti mi vuole bene, io sono amico suo, e quindi se i conti tornano, ci tornerò. Se i conti non tornano, non tornerò. Sta lavorando a nuovi progetti o al momento cerca di godersi un po' anche la vita privata? No, ho fatto 38 date con le piazze piene, sto facendo tante cose, tra cui un album di nuove canzoni con un colore country, perché la bella cantante Beyoncé ha adesso venduto milioni di copie con un pezzo di Hank William, country, del 1956. E intanto venerdì 27 settembre l'aspettiamo a Casa Lundei. Che cosa ci farà ascoltare? Quali generi musicali? Come sempre, a parte le mie classiche che non mancheranno mai, si fa rock, blues, rhythm and blues, jazz e country. È uno spettacolo pieno di generi diversi. Non è solo la vecchia gloria, le vecchie glorie. C'è tanta roba. Grazie per questo suo intervento al nostro telegiornale, grazie Bobby Solo. A voi un salutone a tutti, grazie, ciao. Red, un abbraccio forte anche a tutti quanti che ti seguono sui web. E viva la Viking! All right.